Grazie a tutti i santi
Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ed è ordinata per essere tempio santo del Signore. In anche un po' di siete copiati, venite edificati per diventare di nuovo attivo per mezzo dello Spirito. Don't decide.
capace, ma io sono utile, ma senza di me la casa non sta in piedi. No, anche tu sei qui per grazia, è un dono per te essere qui. Anche voi, insieme con gli altri, non da solo, non per me, non per una mistica solitaria che alimenta una specie di insofferenza verso gli altri, anche voi insieme. Qualche volta forse viene da pensare, se quel fratello non ci fosse, come sarebbe più semplice la vita? No, anche tu insieme. Se fosse un altro colui che ha responsabilità, come sarebbe più bella la comunità? No, anche tu insieme. E se l'incaricato di quel servizio fossi io invece dell'altro, allora sì che le cose funzionerebbero. No, anche tu insieme. Dunque, anche tu, anche voi. Questa espressione di Efesini vuol dire che ciascuno è qui per grazia. Vuol dire che ciascuno è qui senza averlo meritato. Vuol dire che ciascuno è qui per essere insieme a tutta la comunità, a tutta la Chiesa. E oggi questo essere insieme nel nome del Signore, per grazia e senza averlo meritato, compie gli 800 anni. Era grandante tra paludi e risate. Era tra le nebbie e le rocce. Era il centro economico di una civiltà contadina. Ha contribuito a migliorare la qualità di vita di quella povera gente che viveva di poche bestie, di poca terra e di molta fatica. Per molti secoli, io mi immagino, così è stato. Una pazzia in mezzo ai campi, un centro di cultura, di tecnica agricola, di capacità produttiva e organizzativa, dentro una civiltà contadina. Adesso questa pazzia è all'inizio della città, quasi su una via per entrare in città. E dunque non si può evadere la domanda, ma cosa ha da dire questo luogo, questa comunità, alla città di oggi? Che cosa avete da dire alla gente che arriva in città per questa o per altre strade? E credo che nessuno può rispondere a queste domande se non voi, la comunità monastica che è qui. Certo, avete da raccontare una storia. Le pietre e le mura parlano chiare di vicende drammatiche e gloriose. Certo, avete da invitare a cantare le lodi del Signore, il mistero celebrato della Chiesa affollata o della Chiesa deserta, è sempre celebrato per tutti, per tutta la città, che lo sappia o no, questa città che talvolta dà l'impressione di vivere senza fare riferimento a Dio. Ecco la gente che prega, prega per sé e prega per tutta la città. Ecco cosa avete da dire qui all'inizio della città. Alzate gli occhi al cielo, voi che abitate in questa terra, perché senza Dio non potete fare nulla. Forse ci spaventa il compito di una di essere responsabili di una parola che deve raggiungere tutti.
Forse possiamo fare così poco, forse ci sembra di avere così poche risonanze, eppure questo possiamo fare, celebrare i santi misteri, cantare le lodi del Signore. Voi, monaci, avete dunque semplicemente da vivere. Voi siete chiamati a essere lieti, a essere testimoni della speranza, della comunione dei santi. In questa comunione tutti siamo accolti, tutti abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Ecco la dimora di uomini conformati a Gesù, testimoni di un nuovo possibile umanesimo. Cosa avete da dire qui, all'inizio della città, qui, in questo terzo millennio? Le vostre pietre, le vostre mura parlano, il vostro canto chiama, la vostra vita indica le vie per l'umanesimo cristiano.
Signore Gesù, che hai edificato la tua chiesa sulla roccia, conferma a noi, i fratelli assenti, nella fede e nella speranza. Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto scaturire sangue e acqua, purifica e rinnova la tua chiesa con i sacramenti della nuova alleanza. Signore Gesù, presente in mezzo a coloro che si uniscono nel tuo nome, esaudisci la preghiera unanime della tua chiesa. Thank you.